Ciao Alissa! Ciao! Che cos'hai in quella scatolina? Tutti gli stickers fatti da me. Ma quanti ne hai fatti? 35. Ma li hai pure contati? Sì. Me li fai vedere? Sì, subito. Allora, questi stickers li hai proprio fatti tu? Sì, li ho stampati e li ho fatti diventare sticker. Wow! Ma funzionano davvero? Cioè, si attaccano al foglio? Sì. O dove vuoi tu, insomma? Sì, vuoi vedere? Dai, attaccane uno qua. Ok, facciamo questo. No! Si attacca davvero! Sì. E come hai fatto a crearli? Dai, fammi un tutorial su come si creano gli stickers fatti in casa. Ok. Allora, vabbè, intanto mettiamo via questi che sono bellissimi. Aspetta che voglio vedere questo. Ok, allora questi li puoi rimettere nella scatolina. Sì. Questo qua dentro che è rimasto qui. Ce n'erano altri. Comunque, adesso li rimettiamo via, ragazzi, e Alissa ci farà vedere, perché nemmeno io lo so, come si creano questi stickers fatti in casa. In questo modo potrete averli gratis e anche soprattutto personalizzati, quindi anche con immagini scelte da voi, ma si possono fare anche con dei disegni proprio fatti, sì, da noi. Sì, basta che siano immagini. Sono pronta a scoprire come si fa. Andiamo a mangiare. Ok, iniziamo. Qual è la prima cosa da fare? Avere un foglio con delle immagini, sia stampate sia disegnate. Io da Pinterest di solito cerco doodles, perché ti cercano dei mini disegni molto carini. Oppure puoi direttamente cercare stickers, che ti appare delle immagini come queste. E adesso vado ad unire tutto. E poi le metti qui su un foglio di Ibis Paint X. Ok, allora adesso riempiamo bene questo foglio. Carino. Oh, bella quella rana! Sono carinissime queste immagini. Sì. Ormai ogni volta che vedrai il cane bassotto penserai al perro salsiccia. Questo. Ok. Ecco qui l'ultimo. E abbiamo riempito tutto il nostro foglietto di stickers. Sì. E adesso lo dobbiamo stampare. Vediamo se arriva il nostro foglietto. Eccolo in arrivo! Eccolo! Che bello, si è stampato proprio della dimensione giusta, direi. Sì. Ok, torniamo alla nostra postazione di lavoro. Adesso arriva il bello. Ok, eccoci di nuovo qua. Adesso che strumenti e attrezzatura ci serve per questo lavoro? Ci serve la carta forno, scotch, uno piccolo e uno grande, e le forbici. E ovviamente il foglio. Ok, basta così? Sì. Ah, queste cose semplicissime che penso abbiano tutti a casa. Sì, allora, tagliamo la nostra figura. Ad esempio, se la vuoi tagliare a forma di cuore, la puoi tagliare a forma di cuore. Oppure la puoi semplicemente contornare. Ecco fatto. Adesso prendiamo la carta forno. Ti vedete che l'ho già usata. Adesso ho capito perché a volte trovo i fogli con delle strane dimensioni. Perché non la so strappare, allora faccio con le forbici. Vabbè, ma più che altro dico, adesso prendo un bel foglio di carta e mi rimane un pezzettino minuscolo così. Mamma mia, come tagli male, Alice. Grazie. Ma a scuola che ti dicono? Quando c'è da tagliare qualcosa di ufficiale ti scelgono? No. Ma io non ho mai detto che taglio io a scuola. Ah no? Tu per cosa sei brava, diciamo? Per cosa sei riconosciuta di essere brava? Per cos'è che chiedono a te a scuola? Stampare. No, Alissa, ascolta e non parlare. Ok, sei bravissima a prendere le note. Ok, allora, adesso possiamo fare sia con lo scotch grande sia con quello piccolo. Ok, tu fai con quello grande. Okay. Adesso prendiamo una... Così tanto? Sì, una bella striscia di scotch. Mettiamo una bella riga qui e ci posizioniamo sopra il nostro sticker. Prendendo un altro pezzo di scotch, ce lo mettiamo sopra. Dobbiamo coprirlo tutto quanto, quindi non è che possiamo lasciare uno spazio vuoto. Ecco fatto. E adesso lo ritagliamo. Finito. È già finito? Sì. È già pronto? Eccolo qui. E come fa poi ad attaccarsi? Devi levare la carta forno e si appiccica dove vuoi. Quindi ora risulta plastificato e anche adesivo. Sì. No, che bello, ma facilissimo. Sì, e quindi per questo ne ho fatti 35.
Bene, io direi che questo tutorial è stato utilissimo. Adesso so come si fanno gli stickers, non dovrò più comprarli quindi questi qua, perché me li crei direttamente tu. Sì. Bene, e allora adesso ti lascio ritagliare e incollare gli altri, tanto ormai il metodo l'abbiamo spiegato. Sì. Speriamo che questo video vi sia stato utile, adesso vi potete divertire a creare tutti gli stickers che volete. Sì, tutti proprio. Tutti, tuttissimi. Bene, basta, cartaforro, scotch, foglio, stampante, oppure li potete disegnare, perché uno a questo punto può farlo un disegno, poi hai i propri disegni adesivi. Sì, infatti è come ho cominciato io, ho iniziato a fare un cuore con una faccina. Li ritagliavo e facevo gli sticker. Bellissima idea. Va bene, ragazzi, allora questo video per oggi finisce qui. Speriamo che questa idea creativa vi sia piaciuta. Ringraziamo Alissa per il fantastico tutorial. Sei molto brava a spiegare. Grazie, prof. E quindi ci vediamo ai prossimi video e magari ai prossimi tutorial. Vai, Alissa, cosa ci insegnerai la prossima volta? Come fare un razzo spaziale. Ah, ok. No. Come fare un proiettore con la carta igienica. Un proiettore con la carta igienica? Poi ti spiego. Va bene, lo scopriremo. E allora ragazzi, questo piccolo video finisce qui. Speriamo che vi sia piaciuto e che vi divertirete a creare tutti i vostri adesivi grazie al tutorial di Alissa. Per oggi noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!